Vedete, si dice che un'amministrazione comunale sia al servizio della gente, cioè a quelle che sono le necessità della gente. E noi abbiamo avuto modo di vedere nel corso addirittura degli anni che questa è una zona, purtroppo una zona, scusate, ma mi passano pure le zanzare, oltre che parleremo di animali, diciamo, molto cari. Una zona che abbiamo visto nel tempo sempre e così abbandonata, nel senso che i residenti, e non solo, ma anche persone che vengono fuori da questo quartiere, hanno stabilito che qui, davanti ai campetti di tennis della Partenico, debba essere ed è diventata una discarica rifiuti. E appena ungia munnezza, addirittura per farla diminuire si tirano a poco. O così non lo. Abbiamo spiegato migliaia di volte che il rifiuto bruciato diventa un rifiuto speciale. Un rifiuto speciale ci vogliono delle ordinanze. Per rimuoverlo e conferirlo costa un botto di soldi che pagano le persone. Non chi ne può pagare la munnizia, che non l'hanno pagato mai e non se ne pagano niente, ma chi paga un danticchiare il rifiuto e si viene una bolletta punciata a dismisura. Che dovrebbero essere quelle, che si acchiappano a uno richiesto, la pistola a punciare come una buffa. Io sono contro la violenza. Ma è terribile vedere un territorio così abbandonato, così devastato, un privato che non pulisce nonostante le ordinanze, e parliamo dell'ordinanza per esempio su quelli che possono essere gli incendi estivi, di andare a pulire il proprio territorio. C'è una strapotenza totale, strapotenza ancora di più quando qui si è parlato e abbiamo parlato di tappeti di succi, tappeti proprio la sera di giorno non ne vedete. Anzi, ora si insegnava pure che la mattina a casa dice che si volevano mangiare i per le piccirite. Mare notte, qua è tappeti di succi, proprio se ci può camminare in capo a tappeto. Abbiamo avuto modo di farvi vedere anche le immagini. Per cui, siccome ci sono tanti ragazzi partinicesi che sono molto amanti del sushi e della cucina cinese, e madame, i cinesi, ad eventualmente a venire a rifornire qui. Basta venire la sera qua, ha voglia di trovare quello che è il loro, diciamo, pasto principale. Sushi. No sushi, sushi. Quindi poi si do dai sushi, fanno sushi, è tutta un'altra cosa. E allora, a prescindere dalle note di colore, cara amministrazione comunale, non possiamo continuare a prendere in giro il residente domani, domani con Radio 1, dopodomani, ora vediamo, domani la pigliamo, poi viene ad Aste, si piglia chi che si può pigliare, un resto arresta dopo, perché? Perché va giro comune. Ci va a fare l'ordinanza per rimozione del rifiuto speciale, conferimento in discarica, tutto un bordello che quelli che ci non hanno fuoco non riescono a capire perché chi sono senza cerevello, l'abbiamo detto sempre. Ora, per chiudere, cari sporcaccioni, cari, scusate il termine perché già è dicendovi cosa inutile è improponare, dico, è normale per voi dove ci sono residenti, persone che ci stanno, fare questo scempio addirittura venendo le altre quartiere, mi partite le altre quartiere per venire a qua, oltre che attenzione, qua non mancano, attenzione, qua non mancano, diciamo siamo nella zona dove un ne manca. E allora noi abbiamo avuto uno scioglimento per 2 anni, un commissario per 1 anno, un parliamo con lo sindaco, ci mettiamo un bello pietoso e ne esciamo. Che cosa è cambiato? Non diciamo la parolaccia perché sennò andiamo a finire sotto processo. Questo è il problema di Partenico. Chi so era, chi so è, e questo, se votate quelli che si presentano, questo sarà. Non c'è niente di fare.